Buonasera, questa nostra lunga giornata continua. Veniamo da un incontro avuto questo pomeriggio nella sede di BMW tra musica e letteratura con Enrico Ruggeri e il pianista Michele Sganga, che è qui e saluto. Questa è la 14ª serata della 22ª edizione della Milanesiana, che è letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e da quest'anno anche sport. Il tema di questa edizione è il progresso, tema scelto da Claudio Magris, che abbiamo ascoltato due giorni fa proprio qui a Palazzo Reale. Avete sentito e visto la sigla di quest'anno della Milanesiana sulle note di Il ballo della rosa di Extraliscio, dove danza la rosa dipinta da Franco Battiato, rosa che ci accompagna da 22 anni. Chiedo un applauso per Franco Battiato. La melodia del ballo della rosa è ispirata alle musiche di Fiorenzo Carpi, che abbiamo ricordato nella giornata inaugurale dedicata a Strehler. Do il benvenuto agli ospiti di questa sera, che sono Massimo Cacciari, Gil Bey, Francesco Micheli, per i quali vi chiedo un applauso. Questa serata, in collaborazione con Fondazione BPM, che da anni ci segue e che ringrazio, saluto in sala Valentina Pellegrini del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca Popolare di Milano. Da alcuni anni Massimo Cacciari ci onora della sua Lectio Magistralis sul tema della Milanesiana. Quella di questa sera si intitola Progresso e cattive utopie. La Milanesiana, oltre alla sua dimensione orizzontale, al suo viaggio in 25 città, è una Milanesiana nazionale che viaggia, città non solo italiane, ha una dimensione anche verticale. Approfondisce un tema chiedendo agli autori, a tutti gli autori invitati, di avventurarsi in una riflessione da condividere con il pubblico. Il risultato, questa è la nostra ambizione, è un florilegio di prospettive, molto eterogeneo, a volte contraddittorio, ma credo molto stimolante. E certamente la Lectio di Massimo Cacciari, come anche quella di Claudio Magris, nella loro ricorrenza nei programmi della Milanesiana, costituiscono delle vere e proprie boe segnaletiche, dei fari intorno a cui si dispongono le altre riflessioni. Massimo Cacciari è accademico dei Lincei, ha animato il dibattito pubblico con riviste non solo di filosofia, con uno sguardo molto ampio. E questo sguardo lo si coglie anche scorrendo i titoli di alcune sue pubblicazioni. Crisis, saggio sulla crisi del pensiero negativo, da Nietzsche a Wittgenstein, Feltrinelli, 1976. Peccato che la luce non ci consenta di vedere le belle copertine dei libri di Massimo. Dallo Steinhoff, Adelphi, 1980. Icone della legge, Adelphi, 1985. L'angelo necessario, Adelphi, 1986. Geofilosofia dell'Europa, Adelphi 1994, Labirinto filosofico, Adelphi 2014, Generare Dio, il mulino, 2017, La mente inquieta, saggio sull'umanesimo, Einaudi 2019, Il lavoro dello spirito, Adelphi 2020, Elogio del diritto, insieme a Natalino Irti, con un saggio su Werner di Werner Jäger, La nave di Teseo 2020, e dirige con Natalino Irti una collana di diritto, Crisis, per La nave di Teseo. Il concerto sarà affidato a Gil Bey, un concerto pensato per la Milanesiana. Eseguirà Schumann, Humoresque, opera 20. Gil Bey è una Bösendorfer artist, è nata in Olanda, ha debuttato
a 5 anni come solista in Corea del Sud nel concerto per pianoforte e orchestra in Do maggiore di Haydn. È nel mezzo di una lunga tournée europea e la ringrazio per aver accettato l'invito alla Milanesiana. I suoi CD sono disponibili all'ingresso, alla mia sinistra, per chi li volesse acquistare, insieme ai libri di Massimo Cacciari. Abbiamo la sua incisione delle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, lo troverete nell'angolo a sinistra. Introdurrà il concerto Francesco Micheli, che si definisce umilmente imprenditore. In realtà è un finissimo musicologo che ci suggerisce cose bellissime per la Milanesiana. E ora la parola a Massimo Cacciari. Buonasera, io ho concepito questo mio intervento breve, malgrado l'importanza e la vastità del tema, in modo molto generale, cioè chiaramente non potrò fare una storia di questi termini. Penso che Claudio Magris nella sua prima relazione ne abbia già parlato. Vorrei fermarmi su quelle che sono le grandi forme che costruiscono il concetto, definiscono, determinano il concetto di progresso e di utopia, mostrandone per un verso l'affinità e per l'altro anche la possibile contraddizione. Vi è una filosofia del tempo che sta alla base dell'idea di progresso, che poi si può declinare variamente, ma vi è una filosofia del tempo sostanzialmente unitaria che sta alla base di questa idea, no? E idea che è nostra, idea che è propria della civiltà occidentale, che poi si è diventata globale, è un altro paio di maniche, ma è un'idea propriamente nostra. È un'idea che si afferma non proprio alle origini della nostra civiltà, ma dopo la grande svolta che la nostra civiltà conosce con il cristianesimo, con la cristianità. Questa filosofia del tempo significa sostanzialmente che l'intera umanità è coinvolta in un processo che è diretto ad un fine. Tutta l'umanità è coinvolta in questo processo e noi siamo cittadini non tanto del tempo presente, ma siamo, come dice Agostino, cives futuri, siamo cittadini del futuro, perché ciò che a noi interessa è il futuro, non il presente. O meglio, è il presente nella misura in cui progredisce al futuro. E Agostino inventa questa formidabile espressione, cives futuri, espressione che non avrebbe avuto alcun senso in Grecia o per la Romanità, che ha un senso nella nostra civiltà, nell'Europa o cristianità. Naturalmente Agostino intendeva queste espressioni in un senso eminentemente religioso. Il futuro vero, il futuro ultimo, era quello di Dante. E tuttavia, questo vale anche per noi, vale anche per i laici, diciamo così, di questa età. E cioè, tutti noi intendiamo il significato del presente in quanto prefigurazione di un futuro. Ciò che ci interessa è il telos, il fine, che dobbiamo raggiungere. Non era così nella civiltà precedente. Nella civiltà precedente addirittura nel tempo si invecchiava. Nel tempo non si costruivano cose nuove, il tempo consumava. E il classico è tutto informato da quest'idea, i greci in particolare, che il tempo rovina, che la grandezza vera è nel passato. Immaginatevi il mito di Atlantide in Platone.
il mito, la grande Atene, non è né l'Atene presente né l'Atene futura, è l'Atene che ha fatto la guerra con Atlantide. La grandezza è propria del passato. È una novità straordinaria. Invece, oggi, nel nostro Evo, nel nostro oggi, invece è il futuro che promette la novità. È il futuro che promette la grandezza. È nel futuro che verrà anche risarcito, ci verranno risarcite le miserie o le debolezze del presente. Questa lotta per realizzare un fine futuro travolge tutti, anche chi la combatte. Nel nostro Evo anche chi combatte l'idea progressista, anche i restauratori sono coinvolti da questa idea, sono travolti da questo infuturarsi, questa è l'espressione, questo infuturarsi. Anche i restauratori pensano che domani sarà meglio dell'oggi. La restaurazione ha un senso progressivo nella nostra età. Anche le idee restauratrici hanno questo senso progressivo. L'oggi è qualcosa che va superato. L'oggi è qualcosa che va oltrepassato. Questo è il presupposto dell'idea progressista. Poi ce ne possono essere tutte le varianti che volete, ma questo è il presupposto di ogni idea di progresso. Questa filosofia del tempo. Noi siamo tutti cives futuri. E questo oltrepassamento, questa febbre per oltrepassarsi ha travolto tutti, ha travolto l'intero pianeta. I miei non sono giudizi di valore, sia chiaro, io non do mai giudizi di valore. È la realtà. Che sia poi razionale un altro paio di maniche, ma certamente la realtà. Questa idea può essere declinata in un modo meccanico, utilitaristico, come in certi miti del progresso, che sono stati ampiamente criticati, ma non sono le declinazioni forti, queste meccanicistiche, queste ottimistiche, l'ottimismo del progresso, non è questo l'importante. Io posso avere anche una visione, e lo vedremo, negativa del progresso. Il problema è che comunque il tempo che vivo è un tempo che non sta mai, che non può mai stare. Non è mai un presente. Il valore non è mai nel presente. La forma classica dell'utopia, che va distinta radicalmente da tutte le forme che si dicono utopiche, ma utopiche non sono, le favole classiche di una volta, ci sono tante storielle nei classici più o meno riuscite che immaginano mondi impossibili, ma queste sono favole. La forma invece dell'utopia, di cui mi è capitato di scrivere in alcuni dei testi che Elisabetta ha gentilmente citato, in particolare nell'Arcipelago e poi in un libro con Paolo Prodi, Occidente senza utopie, la forma classica dell'utopia si esprime nel contesto, nella filosofia del tempo che ho detto, tuttavia sottolinea, enfatizza un elemento caratteristico dell'età moderna, perché l'utopia come forma letteraria, politico e filosofica, è tipicamente moderna. La sua data di origine, c'è una data di origine, che tra l'altro è la stessa del Principe del Machiavelli, ed è la pubblicazione dell'Utopia, per l'appunto, di Tommaso Moro. E da lì si sviluppano tante altre forme di utopia. Ma qual è la caratteristica fondamentale di questa forma e l'importanza straordinaria per noi, per l'età moderna, di questa forma letterario, politico, filosofica? L'idea che si possa realmente, realisticamente realizzare una perfetta sintesi, una perfetta simbiosi tra le nuove grandi potenze
che l'Europa, che il mondo moderno esprime, le potenze tecnico-scientifiche dominanti la nostra vita. Che cos'è l'economia moderna se non l'applicazione della potenza tecnico-scientifica, del cervello scientifico, dello scientifico, scientiam facere? Non si dice scienziale, si dice scientifico, scientiam facere, cioè scienza tecnica, economia, organizzazione economica. Che si possa creare una simbiosi perfetta tra la potenza tecnico-scientifica e il potere politico. Il grande modello di questa idea, che è un'idea effettuale, non ha nulla di vago, non è nulla di favolistico, non è nulla di immaginario. L'utopia tratta delle potenze fondamentali della nostra epoca, quella tecnico-scientifica e quella politica incarnata nell'idea di Stato. Di questo tratta l'utopia. In che termini? Indicando la possibilità, che per i grandi scrittori dell'utopia è una possibilità reale, di una simbiosi tra queste due dimensioni. Esempio tipico, grande opera, Francesco Bacone, l'Atlantide di Francesco Bacone. I monstratores, quelli che comandano ad Atlantide, l'isola di utopia Atlantide, quelli che comandano sono insieme la stessa persona, il grande scienziato e il governo politico. La casa di Salomone è l'accademia di tutte le scienze e lo Stato, l'espressione del potere politico, la sede del governo. Cosa intendono dire questi scrittori? Da Moro a Francesco Bacone, cosa intendono dire? Intendono dire che per realizzare l'utopia nel senso della eutopia, del luogo dove si sta bene, della città perfetta, per realizzarlo è necessario costruire questa simbiosi. Fin tanto che non sarà lo stesso il potere politico e il potere tecnico-scientifico, che già è chiarissimo in Bacone, meno in Moro, ma in Bacone è chiarissimo, che già è insieme anche potere economico, perché l'organizzazione della scienza moderna non è concepibile se non incarnandosi nel sistema economico. Come potrebbe svilupparsi, come si è sviluppata la scienza moderna, se fosse astratta dal sistema economico e viceversa? Quindi il potere tecnico-scientifico, economico-finanziario nel loro insieme non potranno mai funzionare in pieno e creare le condizioni di un benessere universale, è utopia, se non sono anche potere politico. Se vi è un potere politico in contraddizione con quello che Marx chiamerà il cervello sociale, la potenza tecnico-economica, non solo non si potranno risolvere tutte le contraddizioni che allora questi autori vedevano, eccetera, eccetera, ma non si potrà aspirare al benessere, alla eudaimonia, allo stare bene. Quindi le forme dell'utopia non hanno nulla di astratto, nulla. Sono un'idea concretissima e un'indicazione politica formidabile. Bisogna lavorare per questo fine, perché solo questo fine può costituire la base di una città che funziona. Questa utopia è lungi dall'essere soltanto, è lungi dal ritrovarsi soltanto negli scritti propriamente utopistici. La ritroviamo dappertutto nella filosofia moderna, nel grande razionalismo, da Cartesio a Leibniz. La ritroviamo dappertutto questa idea. E cioè che soltanto creando questa simbiosi noi possiamo procedere, e questo è il fine progressista dell'utopia, noi possiamo procedere ad una razionalizzazione completa di tutte le nostre forme di vita, di tutti i nostri ambiti vitali,
Fintanto che questa razionalizzazione non sarà realizzata, è evidente che noi vivremo male. Noi vivremo in contraddizione. La potenza tecnico-scientifica non si realizzerà in pieno, non potrà esprimere tutto il suo valore, nel senso di ciò che vale, di ciò che conta, no valore, di ciò che conta, e il potere politico sarà impotente. Perché? Ma perché la potenza politica si commisurerà sempre di più sulla base della capacità dello Stato di mettere tutti al lavoro e al lavoro più produttivo possibile, e il lavoro più produttivo possibile è quello tecnico-scientifico. Vi è un lavoro più produttivo di quello tecnico-scientifico? No. Questa è l'utopia, qualcosa quindi di concretissimo, di concretissimo. Questa è la forma classica dell'utopia. Strettamente connessa a questa forma classica dell'utopia, che ritroviamo dal Cinquecento alla grande opera di Francesco Bacone, ma la ritroviamo sostanzialmente anche nelle utopie dell'Ottocento, nelle utopie sensimoniane, fourieriste, la ritroviamo tale e quale. Che cosa sono queste utopie se non lo Stato industriale? Lo Stato industriale di Saint-Simon che cos'è se non esattamente questo? Tradotto naturalmente in una situazione già della rivoluzione industriale dove poteva sembrare e sembrò che quello che ancora nel 500-600 potevano essere dette utopie erano progetti politici veri e propri. Erano diventati progetti politici veri e propri in quelle condizioni. Ma la forma, l'ideologia, la filosofia era la stessa, rimane la stessa. E ne siamo usciti, o meglio, dobbiamo uscirne? Domanda. Strettamente connessa a questa visione dell'utopia, ma strettamente connessa, il suo rovesciamento, se volete, sono, chiamiamoli così, le distopie. No? Utopia è utopia. Utopia, scusate, utopia letteralmente vorrebbe dire non luogo, uk in greco. Però sempre viene giocato negli autori che vi ho appena indicato, nei momenti che vi ho appena indicato, sempre viene giocato utopia e utopia. In contraddizione, ma in connessione strettissima con queste forme utopiche, già per tempo, ma in particolare nell'Ottocento, cominciano a fiorire le distopie, cioè il rovesciamento di quel fine. Il fine rimane quello, anzi, sempre più chiaramente rimane quello, no? Il concentramento di potere politico e di potere economico. Economico che significa anche tecnico-scientifico, perché non esiste economia moderna se non basata. L'anima dell'economia moderna è il cervello sociale. Quindi rimane quell'idea, ma ne viene rovesciato il segno. Rimane l'idea fondamentale dell'utopia, cioè bisogna il proprio fine, il fine, il telos che dobbiamo perseguire è quella simbiosi, è quella concentrazione di potere. Bisogna che uno solo comandi, bisogna che in uno solo si concentrino le potenze fondamentali dell'epoca. Ma questa concentrazione vista in modo distopico, è visto come quello è un luogo malvagio, è un luogo dove dominano forme autoritarie, forme dittatoriali, eccetera. Oppure ancora, è un luogo dove le forme di vita che quella concentrazione di potere permette sono forme di vita che assumono aspetti barbarici. È molto interessante questo, no? Perché tutto sommato le distopie contemporanee si basano su un'idea che è tipicamente wikiana, del nostro Vico, no?
che è il culmine del processo dell'intelletto, che è il culmine della razionalizzazione, dell'intellettualizzazione della nostra vita, si ritorna, il ricorso wickiano, a una situazione di barbarie. Più razionalizzata è la nostra vita, più all'interno di queste forme che ci dominano di razionalizzazione, i nostri comportamenti, i nostri rapporti assumono aspetti, atteggiamenti barbarici, violenti. La forma dell'utopia, anzi diciamo l'idea fondamentale dell'utopia rimane la stessa, viene cambiato il segno, è un rovesciamento. Ma non facciamoci ingannare, no? Perché una cosa messa a testa in giù rimane la stessa cosa a testa in giù. Il segno è cambiato, ma l'idea rimane fondamentalmente questa. Chi domina la nostra vita è quell'apparato, è quella concentrazione di poteri. Quella concentrazione di poteri ha razionalizzato tutto, fuorché, diciamo così, i comportamenti soggettivi, che rimangono preda appunto di barbarie. E anche dal punto di vista delle forme, no? Ecco che si riprendono le forme della nostra vita, le forme di vita, riprendono atteggiamenti di violenza, di malvagità, che appunto contraddicono il sistema razionalizzato. Qual è il tratto fondamentale tra tutto quello, tra utopie e distopie? E qui torniamo, diciamo così, a una filosofia del tempo. Se ci riflettiamo un po', il tratto fondamentale è la continuità, la resa al continuum. Sia che noi intendiamo il progresso nei termini della eutopia, sia che noi lo intendiamo nei termini della distopia, cioè si va verso una Callipolis, una città perfettamente costruita e razionalizzata, si va verso un sistema di potere che ha quella contraddizione che è propria appunto delle distopie, in entrambi i casi, anche qui, noi abbiamo a che fare con una idea del tempo sostanzialmente identica, e cioè che il tempo è un continuum. Il futuro, sia nel caso della utopia, sia nel caso della distopia, il futuro è estrapolato dal contesto del presente. Il futuro è tutto contenuto nel presente. E dunque in ciò che al presente ha condotto. Il futuro è sempre un futuro passato, perché appunto il futuro è qualcosa che è già presente, era presente, e il tempo si svolge dal passato al presente al futuro in termini sostanzialmente di continuità. Nel futuro noi prevediamo, guardando verso il futuro, noi prevediamo noi stessi vecchi. Nelle distopie questo è caratteristico. Se riusciamo a prevedere qualcosa, prevediamo la nostra vita invecchiata, consumata. Nelle distopie è così, ma nelle utopie è identico. Noi prevediamo la nostra vita nelle sue forme, nelle sue strutture, progressivamente più potente, migliorata. La filosofia del tempo che sta alla base dell'una e dell'altra è una filosofia del tempo che non esclude che cosa? È qualsiasi discontinuità. Noi siamo, e direi proprio la nostra civiltà è tutta informata da quest'idea, dall'idea di poter prevedere, ma tu puoi prevedere sulla base di una sostanziale continuità. Tendiamo ad escludere la discontinuità, ma attenzione, non soltanto la discontinuità nel senso letterale del termine,
cioè la discontinuità tra questo momento, diciamo, e un momento successivo, anche la discontinuità all'interno dello stesso momento. Sia nell'utopia, sia nel progressismo utopico che nel progressismo distopico, quello che emerge è che questo tempo, hic et nunc, è sostanzialmente concepibile in termini unitari e sulla base della sua unità posso estrapolare il mio futuro, essere quel civis futurus che dicevo. Ma non è così, perché questo tempo, hic et nunc, è una pluralità di tempi. Non vi è soltanto discontinuità tra questo tempo e un tempo e domani, ma vi è discontinuità nell'oggi tra il mio tempo e il vostro tempo. Quello che l'utopia e la distopia esclude è il tempo vissuto del singolo, è la singolarità, che è sostanzialmente imprevedibile. Questo viene filosoficamente escluso. Il tempo dell'utopia e il tempo della distopia è un tempo che coinvolge in sé tutti. È il tempo di tutti. È il tempo assoluto. È un tempo assoluto. Non è il tempo di una certa filosofia e non è il tempo di una certa scienza contemporanea. Continua ad essere il tempo assoluto, non a caso. L'utopia e le distopie tra 500 e 800 sono nate appunto all'insegna di una certa scienza, che è quella dello spazio e del tempo assoluti. Ma non è così. Il tempo non ha nulla di omogeneo. Non ha nulla di omogeneo hic et nunc e non ha nulla di omogeneo nel suo procedere, ammesso che questo termine abbia un qualche significato. Questo è escluso dall'utopia, di cui abbiamo fino adesso parlato. La filosofia del tempo, dell'utopia e delle distopie, la stessa cosa a testa in giù. Il tempo delle utopie e delle distopie è questo tempo omogeneo, assoluto, uguale per tutti, che tende per sua natura a escludere il tempo del singolo. Il tempo indifferenziato. Ogni continuum rende indifferente la nostra idea del tempo. Oltre questo tempo del continuum vi è il tempo in cui in ogni istante può accadere l'imprevedibile. Proprio questo vuole escludere l'utopia e la distopia, l'imprevedibilità. La discontinuità comporta l'imprevedibilità, ovviamente. L'utopia e la distopia tende ad escludere che noi si possa essere aperti a questa possibilità, alla possibilità dell'imprevedibile. Il possibile di cui utopie e distopie parlano è il possibile reale, è quel possibile che già ora possiamo prevedere si realizzerà. La possibilità diventa realtà. La possibilità è uno dei modi in cui diciamo il reale, ma non è necessariamente così. La filosofia del tempo contemporanea può permetterci una idea di imprevedibile, una idea di discontinuità e dunque di imprevedibile, e non in modo vago, in modo anche scientificamente determinato. Noi possiamo restare aperti alla possibilità che accada ciò che nel presente non possiamo assolutamente prevedere. Che cos'è l'imprevedibile? E qui forse ci aiuta molto più l'arte che non la filosofia o la scienza. Che cos'è l'imprevedibile? L'imprevedibile
Questo quadro si intitola Utopia, di Kandinsky, come è facile vedere. Ma volevo prima mostrarne un altro, che è di Matisse. Ecco, si intitola Le bonheur de vivre, la felicità di vivere. È l'imprevedibile. L'arte contemporanea cerca di esprimere l'imprevedibile, cerca di esprimere la discontinuità del tempo, cerca di esprimere il tempo del singolo che è imprevedibile dal punto di vista del tempo del tutti. Non è questo un elemento fondamentale della ricerca dell'arte contemporanea, della rappresentazione artistica contemporanea? In modo completamente diverso dalle bonheur de vivre, l'imprevedibile è nella musica di Kandinsky. In che cosa? Ma vediamo quello di Kandinsky. Questo intitola Utopie, potrebbe intitolarsi anche Composizione, no? Kandinsky intitola molte delle sue opere Composizione, 1, 2, 3, 4, Composizioni, Musica. L'idea che la rappresentazione figurativa si trasfondi nello spirito musicale, il suo rapporto con Schoenberg. Cosa intendeva dire? Intendeva dire che la rappresentazione mimetica doveva cessare, che ogni rappresentazione mimetica doveva cessare. Quindi anche un elemento figurativo per lui, a differenza che per Picasso. Dovevano cessare. Questo interessava. Interessava che l'arte non potesse imitare. Ma imitare che cosa? Forse che c'è stata mai un'arte che imitava dal punto di vista fotografico la figura. No, imitare il tempo, quel tempo che è davvero nell'arte precedente alla grande rivoluzione tra 800 e 900, precedente a Matisse, a Picasso, a Kandinsky, che era veramente rappresentava nel rispetto di alcune forme, in particolare di forme prospettiche, eccetera, rappresentava il tempo di tutti, rappresentava appunto il modo in cui noi possiamo trasferire tutti su una superficie bidimensionale la nostra vista tridimensionale. Oppure, come nell'impressionismo, come possiamo rappresentare la nostra impressione visiva, la nostra percezione visiva. Questa volontà, diciamo, di collegare la rappresentazione a un tempo e a uno spazio che in qualche modo restavano assoluti, viene sconvolta dalla grande rivoluzione artistica dell'inizio del Novecento. Questa diventa l'utopia. Questa diventa l'utopia. Qui c'è la rottura nello spirito d'utopia. Dall'utopia di cui abbiamo parlato, il cui rovesciamento adialettico è l'eterotopia, la distopia, a una utopia in cui appunto noi si cerca, e ripeto, in particolare nelle forme artistiche si cerca questo, con più evidenza, con più forza, se volete anche con più passione, si cerca di esprimere la singolarità del tempo vissuto. La singolarità del tempo vissuto. Che poi questa volontà di rappresentazione può fallire, certo, può fallire. Alla fine, cosa rimane di questo tempo vissuto singolarmente? Cosa rimane di questa discontinuità? Hai rotto quel continuum? L'hai spezzato quel continuum? Qui diventa il problema politico di questa nuova forma di utopia, che rivendica la discontinuità e la disomogeneità e la differenza immanente nel tempo. Ma si pone anche il problema se questa idea possa diventare un'idea pratico-politica. Allora lo spirito di questa nuova utopia che si articola nello spazio pratico-politico. E fallisce. E fallisce.
ed è importante saperlo e riconoscerlo. Però dà vita a queste opere nascono da questo clima. Il significato epocale di queste opere, anche dal punto di vista filosofico, è quello che sto dicendo. Si accompagnano queste opere a un'idea anche pratico-politica di questa nuova forma di utopia. Loro sono opere e in qualche modo rimangono e valgono in quanto tali. Quello spirito dell'utopia, invece, probabilmente è fallito. Ma ci lascia quest'idea formidabile su cui vorrei chiudere. Che significa spezzare il continuum progressista? Che significa spezzare il continuum progressista? Che significa vivere il tempo proprio come un tempo che si apre in ogni suo istante all'imprevedibile, che non è catturabile, che non è imprigionabile nell'idea di continuità, utopico, distopica, che sia. Vuol dire che quell'U deve risuonare in entrambi i suoi sensi. No, quell'utopia dice no al tempo continuo, al tempo di tutti. E dice eu a che cosa? A quella felicità, a quel bonheur impossibile che Matisse ha dipinto in quel quadro, che è praticamente contemporaneo alle Demoiselles d'Avignon. Grande contrasto tra Picasso e Matisse, no? Perché Picasso dice no, le bonheur di vivre è impossibile, ma lo dice anche Matisse, è impossibile, e ti mostra che cosa? Le Demoiselles d'Avignon. Le signorine di Cagli e d'Avignon, di Barcellona, il primo titolo dell'opera di Picasso, il bordello filosofico. Quelle signorine sono le prostitute frequentate dai filosofi e dagli intellettuali di Barcellona. Sono contemporanee, ma la forma delle due opere è la stessa, è la rottura del continuo. È la rottura dell'omogeneità spaziale e temporale. Uno dice, accanto al no, io ascolto anche l'eu, il sì, la felicità. E Picasso dice, no. L'utopia diventa semplicemente no. E cade tutto l'elemento, la dimensione progressista propria della forma classica dell'utopia. Combiniamoli insieme queste due preposizioni. No al tempo continuo per immaginare l'imprevedibile, l'eu, il bene. No a un futuro tutto scontato nella situazione presente. No a un futuro passato per un bene che è possibile che in ogni istante accada, che vogliamo accada, pur sapendo che è impossibile nello stato presente. Questa è una utopia diversa rispetto a quelle di cui abbiamo parlato. Un'utopia che può emergere anche al colmo della disperazione, come tante volte accade di nuovo nell'arte contemporanea. È impossibile? Ebbene, voglio che l'impossibile sia. Il bene, le bonheur di vivre, è umanamente impossibile? Bene, voglio che sia possibile che accada, perché è possibile che la continuità del tempo, in base alla quale oggi quel bene sarebbe impossibile, si spezzi. E se la continuità del tempo si spezza, quel bene diventa possibile. Voglio che sia possibile tutto ciò che penso sia bene. È impossibile che lo sia? Platone nella Repubblica
che non è un'utopia, che non ha nulla a che fare con l'utopia, che è un paradigma razionale, ma lasciamo perdere, ma c'è un passo che a mio avviso illustra bene il concetto. Ha finito Socrate di illustrare l'organizzazione della sua polis, della sua città, e il suo interlocutore gli dice: ma Socrate, non c'è, mi hai raccontato qualcosa di totalmente impossibile. Guarda quali condizioni dovrebbero accadere perché la tua città si possa realizzare. Mi hai raccontato qualcosa di sommamente impossibile. E Socrate gli risponde: però l'ho pensata bene. Anzi, ho pensato il bene a cui la città deve indirizzarsi se vuole essere bene organizzata. L'ho pensata bene. E allora già questo non ne mostra la possibilità? Possiamo dire che è estremamente improbabile che si realizzi, ma non è assolutamente possibile affermare che sia contraddittorio che possa realizzarsi. L'ho pensata bene. Aggiungiamoci, l'ho pensata bene e agisco bene perché si realizzi. È l'impossibile, è l'estremamente improbabile, ma nessuno al mondo può decretare che sia semplicemente e assolutamente impossibile. È impossibile assolutamente e semplicemente finché ragioniamo nei termini di una continuità del tempo, di un tempo indifferenziato e assoluto di tutti. Ma questo tempo non è il tempo. E allora se non è il tempo, se il tempo è qualcosa di disomogeneo e differente al suo interno, può spezzarsi. E da dove qualcosa si spezza, lì può emergere qualcosa di assolutamente imprevedibile. Qualcosa di impossibile. Qualcosa che assomiglia alla felicità di vivere. Ecco, la buona utopia. Pensare sia possibile tutto ciò che pensiamo sia bene e agire di conseguenza. Buonasera. Devo dire due parole sul concerto che terrà Gilbey e che è l'Humoresque di Schumann. Devo dire che se ci fosse qui Vittorio Sgarbi stasera potrebbe raccontare come ci sia una ripetitività nei secoli alla creatività nei primi anni di ciascun secolo. Lui lo dimostra perfettamente per la pittura. A volte succede anche nella musica. Infatti nel 1810 nasce Schumann, nello stesso anno nasce Chopin, l'anno prima nasce Mendelssohn, l'anno dopo nasce Liszt, nel 13 Verdi. Cioè è come un aggregato stellare che si verifica all'inizio dell'Ottocento. Bellissimo adesso quando Cacciari ricordava l'inizio del Novecento con i Fauve, i cubisti, Picasso, le Fond d'Avignon e tutto quello che è successo, Stravinsky col Sacro della Primavera nel 13, Schoenberg. È meraviglioso come ci siano veramente questi aggregati. Ora Schumann è un personaggio estremamente interessante anche dal punto di vista
psicologico, se posso dire psichiatrico, vedendo che c'è in sala Francesca e Leo Nahon, che potrebbero farne tracciare un'analisi di una vita estremamente complessa, che a mio modo di vedere si rivela particolarmente proprio su Umreschke. Umreschke è del 1839, cioè quando Schumann ha 29 anni, ed è diciamo un'opera che viene alla fine di un decennio meraviglioso in cui lui fa il massimo delle sue composizioni e dove comincia già ad avere anche i primi segni di disturbi che lo porteranno poi a una fine terribile nel 49. Umreschke è l'assieme di tensioni, tenerezze, esplosioni improvvise, assolutamente direi schizofreniche nel vero senso della parola, ed è, credo, forse il suo capolavoro come le Goldberg lo sono per Bach, ma è un'opera estremamente complessa, con, ripeto, degli opposti che cambiano rapidissimamente in 7 episodi e che purtroppo viene ascoltata poche volte perché non è molto eseguita. Bellissime le interpretazioni di Radulupu e di Horowitz, ma non tanto per la complessità, perché ci sono tanti pezzi tecnicamente molto complicati, ma proprio per questi sentimenti che vanno espressi e che sono veramente terribili. Nel 39, dicevo, che è un anno in cui succedono tantissime cose particolari. Diciamo pochissimo tempo prima c'è stata la grande diatriba tra classicisti e romantici, Ingres e Delacroix, e Delacroix aveva appena fatto le Dame d'Argent, che poi Picasso, che non amava molto Matisse, non lo diceva, però se ne innamora al punto che nel 54-55 rifà 15 interpretazioni delle Dame d'Argent che vengono vendute a un prezzo già molto elevato allora, ma una di queste 15 viene venduta a un'asta in tempi recenti a più che 200 milioni di dollari, quindi un fenomeno straordinario dal punto di vista dell'inflazione dei prezzi che stiamo vivendo. Ma è molto interessante perché proprio in quegli anni, nel 39, già c'era questa ricerca, questa formidabile in Delacroix, che poi è quello che lascia il famoso ritratto di Chopin, e in quegli anni è l'anno del Politecnico di Carlo Cattaneo, è l'anno della ferrovia Napoli-Portici, è l'anno della guerra dell'oppio, succedono tantissime cose. Chopin fa i preludi, fa l'opera 35, quella della marcia funebre e dell'ultimo, del quarto tempo, in questo unisono diabolico in cui lo stesso Schumann, che era un enorme, straordinario critico musicale, dice è impazzito. Lo stesso Schumann che quando all'opera 2 di Chopin, le variazioni sul tema d'acido remo la mano, disse la famosa frase giù il cappello, questo è un genio. Cioè lo stesso Schumann non capiva la modernità in quel momento di quell'ultimo tempo della sonata opera 35, che Chopin fa appunto nel 39 insieme a 2 polacche e insieme allo scherzo numero 3. Veramente impressiona come una persona di straordinaria capacità critica, intelligenza musicale e creatività non abbia capito quanto era geniale il finale dell'opera 35. Sono misteri assolutamente non comprensibili. Clara Schumann, la moglie di Schumann, appunto, che era figlia di Wieck, che era stato il suo maestro di Chopin, di Schumann, ma ha una vita straordinaria da concertista e anche da compositrice. Se si fosse chiamata non Clara ma Claro, sarebbe estremamente più famosa, un po' all'ombra di Schumann, un po' perché allora la creatività femminile non era così riconosciuta, non è passata alla storia per quello che veramente vale. Adesso si stanno scoprendo anche sue composizioni molto molto belle. Tra l'altro va detto che tutti i grandi musicisti, pianisti di allora erano tutti grandi compositori, anche i violinisti peraltro, basta pensare a Paganini, mentre poi nel nostro secolo il pianista è una persona che si limita appunto a suonare. Liszt, sempre in quegli anni, rifà
Europa, che è uno degli studi più importanti mai che lui abbia scritto, quello l'intermedio dei tre che fa, e fa anche il secondo concerto per pianoforte e orchestra. Comunque, venendo alla Humoresque, subito dopo mi taccio, è un pezzo, come dicevo prima, estremamente complesso e intrigante, dura circa 25-28 minuti, e è difficile anche isolare i singoli episodi, sono 7, non nominati se non l'ultimo, e con queste esitazioni improvvise, questi passaggi incredibili di esplosioni furiose a volte, il finale poi è di una tenerezza estrema e all'improvviso c'è uno scatenamento, potrebbe essere un allegro con fuoco, non è scritto in partitura così, ma in poche battute, in modo tacitiano, si conclude tutto con una scala cromatica discendente mozzafiato. Ecco, a quel punto si può applaudire, perché tra i 7 pezzi ogni tanto sembra che tutto sia finito. Per piacere non applaudite, perché va avanti fino a quello. Quando arriva la scala discendente vuol dire che il pezzo è finito. Grazie.
Thank you.
Turca, opera 59, numero 2. Vi leggo il programma di domani, in collaborazione con Intesa San Paolo, Fondazione Corriere della Sera, Enel, diritti e doveri, la terza parte, nella selva oscura delle leggi, a cura di Pier Gaetano Marchetti, dialogo con Guido Alpa, Natalino Irti, Franco Toffoletto, Michele Crisostomo e Pier Gaetano Marchetti. Alle ore 18 saremo domani alla BMV, Milano Urban Store, la velocità delle arti, la musica e la scrittura, un dialogo tra Pacifico e Enzo Gentile e il concerto di Pacifico, che è scrittore, autore di canzoni che hanno avuto uno straordinario successo. Le ha scritte per Gianna Nannini, per Celentano, per Bocelli, Venditti, Anna Oxa, Ramazzotti e molti altri. Interverrà Alberto Lo Iacomo per la BMV di Milano. Alle ore 21, nel cortile di Palazzo Reale, qui in collaborazione con Fondazione BPM, il Comune di Milano, Arianteo, Il Progresso, la quinta puntata. A che cosa servono gli uomini? Una lettura di Edoardo Nesi, Premio Strega 2011, e il concerto di Paolo Fresu, Devil Quartet.
Questa serata è stata trasmessa sul Corriere.it e ringrazio per la collaborazione e ora richiamo sul palco per la consegna della rosa, il gesto gentile della milanesiana, Massimo Cacciari, Francesco Micheli, Gil Bei.